A 74 anni da quel giorno, da quella prima chiamata al voto che ha posto le fondamenta dell'Italia repubblicana e democratica, la nostra Costituzione sancisce uguali diritti e pari dignità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Ma lei ha vissuto una lunga stagione in cui tutti questi diritti sono stati negati. Ecco, ci racconti. Ma vede, io ho cominciato a capire giovanissima che qualche cosa di terribile veniva fatto nella mia Italia. Io mi sono sentita profondamente italiana. Sono rimasta talmente colpita da quell'esclusione, che ha voluto dire l'indifferenza generale mentre veniva perpetrato questo delitto a livello prima solo spirituale, poi è diventato anche un delitto vero e proprio, visto che 6 milioni di persone in Europa, ma anche in Italia e anche nella mia famiglia sono state uccise persone per la colpa di essere nate, non perché avessero fatto qualche cosa, ma che appartenevano a un popolo, una minoranza di italiani che avevano tenuto tantissimo alta la bandiera italiana, sia nel Risorgimento che nella Prima Guerra Mondiale, e che sarebbero stati degli ottimi cittadini se avessero potuto proseguire nelle loro vite troncate. Ho cominciato a essere esclusa da bambina e non ho mai dimenticato, neanche adesso che ho quasi 90 anni, quell'esclusione, perché i bambini sono molto ricettivi, i bambini sono molto sensibili e quando si colpiscono i bambini per la colpa di essere nati, non perché avessero fatto qualcosa di male, li si colpisce per tutta la vita. Quindi È stato qualcosa di fortissimo, di indimenticabile. Quando poi io, tornata miracolosamente viva da Auschwitz, ho ritrovato quella società cosiddetta civile, che poi civile non era stata, ma che stava diventando ai primordi di una nuova vita repubblicana, io non avevo l'età per votare. Però mi ricordavo molto bene quella firma di Vittorio Emanuele III sulla legge che ci definiva nemici della patria, quella lungo filo di inchiostro nero che io ho sempre poi paragonato all'inizio delle rotaie che portavano avanti, fino al nostro destino segnato. Per cui monarchia e repubblica, io non potevo votare, ma era molto importante. Sì, quella firma sulle leggi razziali è ancora lì. Quella firma indimenticabile sulle leggi razziali. È ancora lì. Me la vedo davanti proprio la scrittura. Ecco, proprio prendendo spunto da quel tratto nero, secondo lei quali sono i valori che oggi dobbiamo maggiormente custodire della nostra Costituzione e ricordare, perché la memoria non deve essere soltanto memoria di quel passato infame, ma deve essere anche memoria di quello che dobbiamo continuare a conservare e a tenere presente per i nostri diritti e il nostro futuro. Ma vede, infatti, la Costituzione, meravigliosa, bellissima Costituzione italiana, ha degli articoli, non parliamo dell'articolo 3 che vale tutto il resto, in cui con parole semplici, perché i padri costituenti si sono fatti anche aiutare per scrivere una Costituzione semplice, una Costituzione completa come la nostra Costituzione, ma semplice, che qualunque cittadino era in grado di leggere. E andrebbe sicuramente molto molto più studiata a scuola, proprio come un sillabario dell'essere italiani. Già dalla prima elementare, quando i bambini cominciano a scrivere, oggi sempre più presto perché hanno mille altri
mezzi di quanto non avessi io ai miei tempi, o anche lei che è molto più giovane, ma comunque avrà cominciato, certo, se non con le aste più o meno, sì, a scrivere. La Costituzione andrebbe insegnata e letta e spiegata là dove non tutto fosse chiarissimo, già dai primi anni di scuola, perché si costituiscono così dei cittadini anche i bambini piccoli che diventino cittadini mai indifferenti, mai distratti. È molto vero, questo è forse davvero un appello a ricominciare a leggerla e a usarla come, proprio come dice lei, come sillabario della nostra identità nazionale. Sì, una cosa che andrebbe fatta e possiamo quasi davvero lanciare in occasione di questo 2 giugno un richiamo alla Costituzione, agli uomini, alle donne che l'hanno fatta e a coloro che invece venivano come lei da una storia di negazione di tutto quello che la Costituzione racconta, no? Ma infatti questo articolo 3 è così eccezionale che raccoglie in un articolo, quindi non è un volume, sono delle righe, tutto quello che era stato negato prima e che si può negare anche oggi con grande facilità, perché siamo distratti, perché non ci accorgiamo del vicino oppure ci dà fastidio. E questa è una cosa che io sento come un impegno quando parlo ai ragazzi, di essere di nuovo in pericolo già da qualche tempo. Bene, io penso che diciamo la nostra telefonata, il nostro dialogo sia veramente il distillato di tutto quello che dovremmo essere e che invitiamo ad essere per i cittadini, per i giovani, per i bambini, per i meno giovani, vero? Ma guardi, io sono talmente una vecchia nonna che quando mi trovo a parlare ai giovani e li guardo nei loro occhi stupendi, perché gli occhi dei giovani sono meravigliosi, io proprio mi sento una nonna ideale e come tutte le nonne ideali e no, non voglio essere noiosa e fare le prediche, perché quelle, come ha detto Einaudi, spesso sono inutili, ma una predica che sia una speranza in loro, che siano straordinari, che hanno la vita davanti e che siano loro capaci di portare avanti questa vita nel bello, nel buono, così come dice l'articolo 3 della Costituzione. Grazie senatrice Segre e buon 2 giugno anche a lei. Grazie, buon 2 giugno a tutti.